Vorrei chiamare qui un attimo Augusto De Santis e il nostro Alberto Valeriani, che voi non conoscete ma che voglio far conoscere, perché se siamo qui lo dobbiamo ovviamente al Comune di Brescia che ci ha permesso di organizzare questo incontro, ma lo dobbiamo a questi due signori che sono colpevoli, diciamo, di avere immaginato a partire dal 2011 a Pescara e dal 2012 poi ci siamo ritrovati a Colleferro, Augusto De Santis del WWF del sito di Pescara Bussi, sito inquinato di interesse nazionale, e Alberto Valeriani è il coordinatore, diciamo, non so, presidente di Rituvase, che la rete per la tutela della Valle del Sacco. Sono loro che, prima Augusto, hanno coinvolto il sottoscritto nel tentativo di creare la rete, diciamo, della cittadinanza attiva, che io credo debba lavorare con la rete dei comuni, perché senza la partecipazione consapevole dei cittadini davvero non si va da nessuna parte rispetto a questi problemi. Loro hanno pensato che bisognasse costruire, andare al di là del singolo SIN, del singolo problema, della singola situazione, cercare di costruire una rete nazionale. Ci siamo trovati un po' chi a Pescara, un po' di più a Colleferro, qui anche un po' di più ancora, perché ci sono molte presenze. Poi dopo nel dibattito oggi pomeriggio chi si fermerà avrà l'opportunità di conoscere tutti quelli che sono venuti da altri luoghi della nostra penisola, perfino dalla Sicilia, con enormi sacrifici, che li stiamo ospitando e con cui appunto vogliamo costruire finalmente la piattaforma per anche, come dire, formalizzare questo organismo, la piattaforma, il sito internet, e poi appunto da lì andare a interloquire col ministro. Il ministro non è arrivato oggi, ma ci andremo noi, no? Come si sicuramente, insomma, no? Ci si andrà assieme, perché io credo che la cittadinanza, diciamo, può dare un grande contributo, insomma, a far sì che finalmente questo problema delle bonifiche entri nell'agenda. Credo siamo tutti d'accordo, anche Emilio sicuramente d'accordo, che il ruolo, diciamo, dei comitati, delle associazioni dei cittadini, delle associazioni ambientaliste, del WWF, ma qui abbiamo anche, adesso lo voglio solo ricordare, ma lo troveremo, abbiamo Edoardo Bai di Legambiente, che segue da anni la questione dei siti, anzi se è qui vorrei che venisse anche lui, perché in qualche modo è quello che sta seguendo le bonifiche, meglio un po' il problema dei siti inquinati per la Lombardia. Ecco, volevo che li conosceste, perché anche per i ragazzi abbiamo due persone appunto che dedicano una parte della loro vita, della loro esistenza, delle loro risorse a questo tema, in maniera tra l'altro totalmente disinteressata, non solo senza volerci, ma magari avendo dei guai, molto spesso avendo dei guai. L'Italia è fatta anche di queste persone, è fatta per fortuna anche di queste persone. Vi ringrazio.